L'origine di tutto è l'incontro di due passioni, quella per il blues e quella per la radio. Da lì nasce la trasmissione radiofonica Mojo Station e da quello l'idea di un viaggio in comune a zonzo per il Mid-South degli Stati Uniti fino a New Orleans. Chiamiamo a suonare sul palco ad aprire il nostro decimo Mojo Station Blues Festival, Ola La Poiana! Abbiamo scherzato sul trasferire le sponde del Mississippi su quelle del Tevere, un po' questa l'idea che ci ha mosso all'inizio. Dopodiché tutto questo si è trasformato nel Mojo Station Blues Festival, che mai ci saremmo immaginati alla prima edizione sarebbe giunto alla decima. Decima edizione, fa davvero tanta impressione. Cause I'm a loser.
La decima edizione per noi è estremamente significativa, perché esattamente come 10 anni fa viviamo in un momento storico per quanto riguarda questo tipo di sonorità assolutamente importante. La percezione molto diffusa, soprattutto nel nostro paese, è che il blues sia fondamentalmente una espressione musicale storicizzata e spesso così viene trasmessa. Ciò che c'era dietro c'è ancora e muove ancora nuove espressioni musicali. Okay, here it goes.
slow down. Don't you dance so fast. Time is short. This music won't last. Do you run through each day? Do you still hear the reply? And when the day is done, do you lie in your bed? When the next 100 chords running through your head, better slow down. Don't you dance so fast. Time is short. This music won't last. Told your child we'll do it tomorrow, and in your haste not see his sorrow. You better slow down. Don't you dance so. This music won't last. Grazie. Dieci anni fa non eravamo consapevoli che stavano arrivando delle nuove generazioni di musicisti. Dopo 10 anni e dopo 12 di trasmissione ci troviamo a vivere appieno un momento storico che usualmente quando accade non dà troppo la percezione reale dell'importanza di quello che sta accadendo. Lei si chiama Ellie DeMon, viene dal Veneto. Per quanto ne sappiamo noi, è importante dare spazio ai giovani talenti. Per noi è bravissima, probabilmente per voi sarà la stessa cosa, non dico altro perché parla la musica nel modo migliore. Grazie, questo è il 10° Mojo Station Blues Festival e lei è Ellie DeMon. Thank you.
knife. Bang, 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 I'll shoot you down. Bye, baby, baby, bye, bye. Bang, 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 you better leave this town. Twist your head off. Bang, 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 I'll shoot you down. Now listen to the song, I can't be wrong. Bang, 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 you better leave this town. Questo flusso che si è mosso nel corso degli anni, in qualche modo noi ci siamo inseriti e credo che poi alla fine siamo anche parte di questa situazione, cioè il fatto che comunque ci sia un fenomeno blues che tende ad aprirsi e contaminarsi con quello che c'è intorno e in qualche modo ad uscire dalla ghettizzazione nel quale in precedenza si era forse anche autosegregato, in qualche modo ci vede partecipi, perché la nostra trasmissione ormai è giunta alla 13ª edizione. La prossima, sì. La prossima sarà la 13ª edizione continuativa, ci siamo spostati di frequenza ma siamo sempre rimasti nell'etere e quello forse è il motore di tutto quello che noi poi abbiamo prodotto nel corso del tempo. Facciamo un salto indietro alla tradizione, potremmo fare Gigi D'Alessio, però insomma mi sembra troppo impegnativo, poi vi vedo troppo caldi con Gigi D'Alessio. Questa è una mia vecchia Smash Hits, un brano registrato con alcuni amici un po' di tempo fa. Abbiamo venduto 7 copie a Varese, 3 copie a Verghera, 4-5 Samarate e una a Milano. Sì, si chiama Take Me Away, Baby. Take me away.
get to try. Take me in anyway. Feel to the limit of my heart. Take me away. La decima edizione è il battito di Cedric Burnside, che giunge in Italia per la prima volta con il suo progetto. È la chiusura di un percorso e l'inizio di un altro. Ci sono due nuove generazioni che stanno arrivando, sia nei nostri luoghi, quindi penso a Roma, all'Italia e più in generale al continente europeo, ed altrettanto sta accadendo nel sud degli Stati Uniti. Sì, che poi è un epilogo che noi fondamentalmente avevamo auspicato partendo, nel senso che la nostra idea di costruire un festival portando qui l'attualità del blues era finalizzata proprio a dare la sensazione che il blues fosse una realtà in movimento e contemporanea. Little Hill Country Blues for ya. I'm gonna play a couple more. This beautiful woman, a pretty as can be. I wonder what would it take to have her here with me. What would it be? My sweet thing. What would it be? My sweet thing.
let talk to you, say, I'm feeling you too. But you got a woman, I got a man. Not the right thing to do, how would it be? My sweet thing, how would it be? So much, Hill Country Blues. Glad y'all like it. But I can't.
can't, baby. No, babe, I can't. Oh, this is what I love, baby. Sorry, babe, I can't. Yeah. Oh, this is what I love, baby. Sorry, babe, I can't. Play a trend. I'm here to tell you, baby, I don't mean no harm. You want me to take this lifestyle we're living, throw it away, baby, it all be done. One more time. You want me to take this lifestyle we're living, throw it away, baby, it all be done. I can't, baby. No, babe, I can't. Oh, this is what I love, baby. Sorry, babe, I can't. Sorry, babe, I can't. Thank y'all so much. La cosa importante è che esattamente come in radio siamo ancora all'interno del nostro momento storico e siamo fortunati ad esserci. Quando sei in radio hai il tempo per prendere un disco, ascoltarlo, ragionarci su e successivamente esporlo a chi ti ascolta. Con il festival ci sta accadendo la stessa cosa perché stanno arrivando queste nuove generazioni di cui stiamo parlando. Back ends of
ragazzi. Dieci anni fa non eravamo così tanto nel mondo digitale come lo siamo oggi. Questa cosa ci ha cambiato tanto, anche nell'idea di cercare la musica, di trovarcisi di fronte, di cogitarci sopra e poi di proporla successivamente. Quando penso al digitale penso anche ai social network, e questa cosa ci ha fatto nettamente la differenza. See the winners and the losers in this never-ending game. But if you sit and stare, you'll think everything. Sometimes merry, but you can't stop the river flows. You can't stop the river, baby. It's a beauty. Oh, don't you feel so bad, Mr. Toad? If you need, you need to suck a fly. 'Cause no one's ever been too happy. If another wasn't to die. See, the best part is always right there and around the corner. And it keeps your greed alive. Let it go, Mary. Just let it go. Thank you.
al clavicembalo, Alessio Magliocchetti alla doppia mutanda, qualcun'altra e vai. La nostra forza è che non ci ripromettiamo mai di fare X edizioni. Noi finiamo quell'edizione, siamo stanchi, sconsolati, soddisfatti, ma ormai esausti, e scaricata quella tossina cominciamo a pensare all'edizione successiva. Home somehow, taking me back home, taking me back home. I was down in the delta when the sky opened wide, rain came down like 9-pound hammers. Take me back home, take me home alive. Chiamiamo la Factory di Mojo Station.
9 anni fa aveva un nome diverso, la sostanza rimane la stessa. Il fatto... Sono sempre i mattacchioni. Esatto. È il fatto di avere fra di noi una circolazione orizzontale dei saperi. Questa cosa ci fa la differenza di netto e personalmente a me mi ha fatto crescere oltremodo. Mi dà la sicurezza di affrontare l'ascolto musicale ancora con la stessa passione di prima e poi di tirar giù l'ennesima botta di follia per far scavalcare l'oceano a qualcuno che questa volta, ma che fai, ma non lo fai? Ma perché no? Ma dai, su, cioè. E dai, facciamolo. Per forza. Ma quanto costa? 10 anni di storia, cerchiamo di portarla avanti nel modo migliore e soprattutto il ringraziamento va a voi che ci avete sostenuto. E soprattutto, non dimenticate mai, ma proprio mai, nothing but the blues.